stato, credo, quello di lui. Eh sì, è stata una vittoria molto importante, naturalmente. Adesso però dobbiamo giocare ancora la partita di ritorno e perciò dobbiamo rimanere molto concentrati. Beh, sarà poco più che una formalità. Il calcio, a differenza di tanti altri mestieri, non permette distrazioni, permette tante altre cose, è uno sport bellissimo, un lavoro molto gratificante sotto molti punti di vista, ma non puoi mai permetterti di mollare niente perché l'imprevisto è sempre dietro l'anno. La chiave di volta di questa partita qual è stata? Che probabilmente loro nel primo tempo, nell'ultimo minuto, se facevano gol la situazione cambiava, per l'occasione che hanno avuto. E poi noi nel secondo tempo siamo entrati meglio, si è visto subito una squadra più pronta, più reattiva e siamo riusciti così a fare due gol nel giro di 10 minuti, 20 minuti, non so adesso, va bene. E lì è cambiata la gara. Ha detto qualcosa di particolare ai suoi nell'intervallo del primo e secondo tempo per incitarli? Ho ripetuto quello che avevo detto prima della partita. Però non riuscivamo ad esprimerci bene, anche se eravamo venuti fuori in 3-4 occasioni dove eravamo stati pericolosi, però il Gavorrano si era fatto preferire a livello di manovra sicuramente, e allora ho chiesto ai ragazzi di alzare il livello di pressione, non tanto a livello dinamico ma a livello di metri in campo, di conquistare più campo e di darne meno al Gavorrano, e secondo me lì l'abbiamo messo un po' in difficoltà. Sinceramente, se lo attendeva così il Gavorrano o un po' diverso? Il Gavorrano innanzitutto non meritava sicuramente di perdere, partiamo da questo presupposto. Chi non ha visto la partita può pensare che noi, perché noi sia stato facile, invece non è assolutamente così. E il Gavorrano è una squadra estremamente organizzata, sicuramente, con dei giocatori di valore. Sapevo che sarebbe stato difficile, perché è stato difficile il risultato, ma non è veritiero secondo me. Mister Corrado Rico, che è vecchia gloria del calcio nazionale, diciamo così, ha detto qualcosa, vi siete salutati? No, non sono andato io a salutarlo, come giusto che sia, per sicuramente un personaggio estremamente importante nel nostro calcio. È stato molto gentile, mi ha dato il benvenuto quando siamo arrivati, estremamente gentile. Grazie mille.